Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono 4 i nuovi casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra però purtroppo un nuovo caso e sale a 2.534. I dimessi o guariti sono 109 in più. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono in calo di 110 unità. 83 pazienti, in numero invariato, sono ricoverati in ospedale in area medica, 4, uno in meno, in terapia intensiva. Gli altri 2.096, 109 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Eseguiti 493 tamponi molecolari e 1.307 test antigenici, con tasso di positività allo 0,22%. Nei primi 8 mesi dell'anno la ASL di Teramo ha effettuato 177 assunzioni a tempo indeterminato, di cui 104 di dirigenti e 73 nel comparto. A snocciolare i dati è stata la stessa azienda sanitaria, per la quale prosegue l'impegno della ASL per coprire le carenze in organico ereditate da anni di blocco del turnover. In particolare nella dirigenza sono stati assunti un sociologo, 2 biologi, un fisico, 96 medici, 3 veterinari e un dirigente amministrativo, mentre nel comparto un assistente amministrativo, 5 ausiliari, 16 fisioterapisti, 2 assistenti sanitari, un logopedista, 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica, 9 tecnici della prevenzione, 2 audiometristi, 5 tecnici di laboratorio, 4 tecnici di radiologia, 17 infermieri, un'ostetrica, un collaboratore amministrativo, un collaboratore tecnico professionale, un ingegnere clinico e 4 OS. Primo giorno di presidio permanente all'esterno dell'Ariello, stabilimento di Caldaia e di Villanova di Cepagatti, che la proprietà ha deciso di chiudere, lasciando a casa i lavoratori. Dopo la decisione, i sindacati sono scesi in campo a difesa delle maestranze. L'azienda, che fa parte del gruppo Carrier, ha deciso di delocalizzare la produzione negli stabilimenti nel nord Italia e in Polonia. In ragione di qualificare un forte impegno a fronte della crisi di sistema che abbiamo di fronte, il Partito Democratico della provincia di Pescara propone di creare un tavolo permanente territoriale sull'economia, il lavoro e la produzione, che veda la partecipazione delle forze politiche, delle organizzazioni sindacali, datoriali, associative, delle amministrazioni locali della provincia di Pescara e della regione Abruzzo. Un tavolo sul territorio che affronti le criticità occupazionali in essere con logica emergenziale, ma che si prefigga tra gli obiettivi quello di definire appunto obiettivi e strategie utili a disegnare nuove mappe di produzione territoriali, stimolando vocazioni e mettendo a sistema le progettualità che verranno messe a terra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La proposta arriva da Nicola Maiale, che è il segretario provinciale di Pescara del PD. Diverse specie di piante molto rare sono state scoperte in un tratto litoraneo di grande valenza naturalistica che si estende per circa 2 km a nord del centro abitato di Pineto, tra le località di Villa Fumosa e Scerne. Oltre alla rilevanza paesaggistica per la presenza di un'ampia zona di continuità tra il mare e le colline restanti, sul litorale abruzzese questa località assume quindi una grande importanza dal punto di vista floristico e vegetazionale, sia per la quantità di specie presenti che per le caratteristiche delle stesse. Ne dà notizia la stazione ornitologica abruzzese, secondo cui conferma di ciò è avvenuta a seguito di un dettagliato sopralluogo svolto circa un mese fa dal professor Fabio Conti dell'Università di Camerino, uno tra i massimi ricercatori specialisti di flora spontanea a livello nazionale, il quale ha rilevato il buon grado di conservazione dell'area e l'abbondanza di diverse specie rare. Nella lettera che il professor Conti ha inviato agli enti preposti a livello locale e nazionale, egli ha elencato le piante di maggior interesse conservazionistico rilevate.
Ieri nel comune di Pescara l'assessore Nicoletta Dinisio alle politiche per la disabilità, ascolto del disagio sociale e associazionismo sociale ha accolto Lorenzo Lollo Cardone e papà Franco. Lollo è un ragazzo speciale il cui autismo non lo ha rinchiuso in un mondo tutto suo, ma gli ha concesso in un modo davvero straordinario di aprirsi a quello degli altri, che in apparenza e per la sua particolare condizione potrebbe sembrare da lui distante. La sua forza è sempre stata proprio quella di aver creduto nella bellezza di un saluto, e appunto ne parleremo durante la nostra rubrica servizi e interviste in onda oggi. Il viaggio di Lorenzo, un cammino di vita da vivere senza fretta, continua dopo essersi appunto aperto proprio a Pescara, interesserà ora altre 10 località del centro-sud per concludersi il 18 settembre attraverso 11 tappe. Il vice sindaco di Pescara Gianni Santilli non arretra sulla questione del taglio degli alberi in via Pantini riguardante il progetto per la realizzazione del tratto della strada pendolo che interessa quell'area della città. L'amministrazione comunale ritiene di aver agito nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti e crede che a poco valga cercare aghi nel pagliaio della polemica strumentale. Nelle sue vesti di assessore parchi, Santilli si dichiara disponibile a mettere a disposizione di chiunque sia interessato e quindi in totale trasparenza tutti i documenti utili a comprendere la realtà oggettiva dei fatti. Ammesso che i cittadini e i fruitori delle testate giornalistiche possa interessare una questione così sterile, dice, due sono gli aspetti che mi preme sottolineare. L'ufficio lavori pubblici ha proceduto all'intervento in presenza di regolari autorizzazioni, sia in ordine al vincolo idrogeologico, sia relativamente al vero e proprio abbattimento, e questo è un fatto inconfutabile. Solo successivamente è sorta una questione riguardante un ipotetico conflitto di competenze, ma rispetto a questo saranno gli enti preposti che sulle procedure amministrative sono stati sempre preventivamente informati a dover chiarire. Mi preme sottolineare, conclude Santilli, come la prima determinazione risalisse al 2018 e che l'atto amministrativo della stessa fonte fosse stato fosse stato inviato anche ai carabinieri forestali. Un clima di speranza, di gioia, di comunione anima la preparazione del 14° pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, l'iniziativa promossa dal Rinnovamento nello Spirito, dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari sin dalla prima edizione, insieme all'indomani dello storico Family Day del 2007. Una vera e propria tradizione di preghiera e di popolo che si rinnova nella condivisione in vista del decimo incontro mondiale delle famiglie con Papa Francesco a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. L'evento si svolgerà sabato 11 settembre, quest'anno in formula inedita, coinvolgendo in contemporanea 19 santuari mariani d'Italia e uno in Svizzera, secondo lo spirito di corresponsabilità dal basso richiesto proprio dal Papa, raggiungendo così tutti i territori diocesani del paese, valorizzando ogni regione rappresentata nel segno della madre e il luogo dedicato alla Vergine Maria. Nonostante le limitazioni da Covid, il gesto si pone ora più che mai come risposta comunitaria alla crisi vigente e alle tante sfide d'amore che interpellano le nostre piccole chiese domestiche. L'appuntamento è dunque alle 15 al santuario di Santa Maria dei Miracoli a Casalbordino in provincia di Chieti. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, specie al mattino, mentre addensamenti pomeridiani potranno nuovamente manifestarsi sulle zone interne montuose, in particolare sui rilievi marsicani e l'Alto Sangro, dove non si escludono rovesci sparsi occasionalmente a carattere temporalesco. Temperature generalmente stazionarie, venti deboli dei quadranti settentrionali, specie lungo la costa e la collina. Mare poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata. I dati sono forniti da abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.